Allora, per completezza portiamo avanti anche il mock-up dell'altro capitolo che abbiamo dettagliato. Di nuovo, non perché sia particolarmente complicato, ma magari la particolarità del carica-scarica, che così vediamo insieme come farlo. Caso d'uso, firma fattura. Il fornitore firma la fattura. L'ho chiamato con un'abbreviazione bruttissima, firm. Allora, questo era composto da più passi. Il sistema presenta l'elenco delle fatture da firmare. Il fornitore seleziona una fattura che vuole pagare, quindi il passo 1 e 2 sono molto simili rispetto al caso d'uso precedente. La vera differenza è quali sono gli elenchi da fare, perché da un lato sono le fatture ricevute dalla PA in attesa di verifica, in questo caso sono le fatture già caricate dal fornitore in attesa di firma. Sono insiemi completamente diversi. Il fornitore seleziona la fattura che vuole pagare, ok, e qui continuano a valere gli stessi ragionamenti di prima sul seleziona quale vuole. No? Il sistema presenta il link per scaricare la fattura, il fornitore scarica il file XML della fattura, quindi a quel punto, una volta che ho selezionato una fattura, l'unica cosa che posso fare è scaricare un file corrispondente. E questo file lo devo ricaricare nel sistema dopo averlo ovviamente firmato fuori dal sistema informativo, quindi il sistema mi predispone un form, punto 5, nel quale punto 6 io lo carico. E poi può capitare che il sistema o mi dica che la firma è corretta oppure che il file è errato, quindi passo successivo ho una variazione significativa tra 7 e 7 anni. Poi ci sono le classiche eccezioni: non ci sono fatture a firmare, il fornitore abbandona nulla, e poi c'è un'estensione che poteva permettere, dopo che il sistema conferma che la fattura è correttamente firmata, l'utente può avviare un nuovo caso d'uso, che è quello dell'invio della fattura. Ecco, leggendo questo mi sono accorto che ne abbiamo dimenticato uno nell'altro caso d'uso, è il punto 1A. Non ci sono fatture da controllare, termina con fallimento. Manca il mock-up di questo, che è una semplice pagina con scritto non ci sono fatture da controllare. Quindi adesso magari lo facciamo di qua, così cerchiamo di non dimenticarlo due volte. Allora, partiamo dal primo mock-up. Il sistema presenta l'elenco delle fatture da firmare, il fornitore seleziona la fattura che vuole pagare. Sono molto simili ai precedenti, quindi che vuoi? Dicevo, sono molto simili ai precedenti, per cui io posso magari clonarmi questa pagina. Non è più controllo fatture, ma a questo punto è firma fatture. A questo punto tutti i ragionamenti di prima continuano a valere, quindi teniamo il primo che è il più semplice. Ovviamente la descrizione delle fatture dal punto di vista del fornitore sarà diversa, perché a questo punto il fornitore sono sempre io, quindi non dico di me stesso, ma è una fattura in cui dovrò dire a chi, quindi a FCA, a Mercedes e a Porsche. Fatturiamo a casa automobilistica. Quindi queste sono le fatture
che ho caricato, devo dire che non sono fatture del, perché la data della fattura dovrebbe essere la data dell'invio, non la data del caricamento. Quindi fatemi correggere, caricata in. Sono tutte fatture non ancora inviate, addirittura non ancora firmate, quindi. Quindi queste sono le fatture, vediamo, qui abbiamo cambiato l'attore, l'attore non è più il PA che si vede ricevere delle fatture da vari fornitori, adesso l'attore primario è il fornitore che emette fatture verso diversi clienti. Ok, questo era il punto 1 e 2. E in quelle fatture seleziona la fattura che vuole pagare, cliccandogli sopra. Che vuole pagare, no? Che vuole firmare. Cosa avevamo scritto la volta scorsa? Quindi questo è il caso d'uso che abbiamo chiamato firm, firma fatture 1, 2. Poi al punti 3 e 4 semplicemente devo scaricare il file XML della fattura. Quindi sarà una cosa molto minimale. Quindi diciamo che ho scelto la seconda. Dovrò scrivere semplicemente file XML a cui apporre la firma digitale e gli metto un bel bottone con scritto scarica. Quindi delle varie fatture che ho selezionato, di quella che ho scelto, mettiamola in grassetto, dai, così compare un po' come titolo, mi dà un'azione sola da compiere che scarica di che cosa? Del file XML a cui apporre la firma digitale. Non so, possiamo anche dire, per ricordarci che stiamo scaricando un file, questo file è di 12.3 kB. Diamo l'idea che c'è qualcosa di concreto che lui sta scaricando. E non può far altro. E questo è il passo 3 e 4. Nel momento stesso in cui lui preme sul bottone scarica, da un lato parte lo scaricamento nel browser che gli chiederà dove vuoi salvare il file, e dall'altro cambia la pagina, perché gli dovrà dare l'opzione per caricare il file modificato. Quindi se questi sono i passi della procedura di firma 3 e 4, che salverà, sì, network issues ne abbiamo tante, riproviamoci, il passo dopo è quello di ricaricare il file stesso. Quindi lo prendo, lo duplico e potrei scrivere qualcosa tipo successo.
carica il file firmato e avrò un bottone che tipicamente è il bottone del browser che si chiama sfoglia. Togliti. O browse, che mi permette di scegliere dal mio PC il file e poi alla fine lo carico. No, normalmente c'è una fase in cui scegliete il nome del file e poi c'è il bottone di invio vero e proprio. Poi se vogliamo fare cose più sofisticate, ci sono anche le pagine web in cui puoi fare trascinamento, drag and drop del file direttamente dentro il browser. Dopodiché, questi sono i passi 5 e 6, il form per il caricamento del file, che non è altro che questo bottone sfoglia, che poi richiamerà la finestra del sistema operativo che ti permette di pescare un file dalle tue cartelle, e poi il bottone di caricamento. 5 e 6. A questo punto abbiamo il punto 7, il sistema conferma che la fattura è correttamente firmata, che può anche tenere conto del punto 8a, dell'estensione del fatto adesso inviala subito. Quindi, il passo successivo, possiamo dire che la fattura correttamente firmata e poi volendo posso fare da qualche parte un chiudi oppure un invia subito. Chiudi, siamo più espliciti, ed invia dopo. Oppure invia subito. Dove questo invia subito è in virtù dell'estensione 8A. In questo mockup non faccio. Cosa succede premendo invia subito? Perché ce lo farò nel mockup del caso dell'altro caso di studio, dell'altro caso d'uso. Qui sto saltando da un caso d'uso a un altro. Se avessi tutti i mockup di tutto, questo link sarà un link che non punta per un firma qualche cosa, ma al caso d'uso invia. Passo 1 o vuoi direttamente al passo 3, perché probabilmente il passo 1 sarà scelto di quale fattura inviare, e qui è implicito che sto chiedendo questo. Questo nel caso normale, quindi passo 7 che termina con successo. Passo 7 e anche passo 8A. Altrimenti ci sono le eccezioni, principalmente sono, vabbè, le eccezioni con la Z, il fornitore abbandona, abbiamo lasciato il bottone annulla ovunque, quindi ci siamo già, non sono stato a ripetere ogni volta, ma ne abbiamo già tenuto conto. Ci rimangono le prime due eccezioni, la 7A e la 1A. 7A il sistema segnala un errore nel file caricato, quindi dopo che io ho fatto carica il file, quindi gli ho scelto un file, ho detto di caricarlo,
e anziché dirmi fattura correttamente firmata mi dirà errata. Quindi il file errore, il file caricato non è valido e quindi avrò, non potrò fare altro che che non è un chiudi o un invia, ma è un riprova, torna indietro. Questo è un caso normale, c'è un'estensione normalissima, l'unica particolarità che ha, se notate, è che l'utente qui non deve fare nulla, non deve mai, è una pagina in cui viene fornita informazione dal sistema all'utente, ma l'utente non fornisce nessuna informazione al sistema. E infatti non è fatto di due passi, ma di uno solo. C'è solo il 7A qui. No, spesso c'è un passo in cui il sistema fornisce informazione e l'altro passo in cui l'utente risponde. Qui non ha niente a rispondere, semplicemente confermare, chiudere, far riprova oppure nulla. Già in questo di prima c'era un po' di informazione, cioè chiudi oppure invia, quindi scegli che cosa vuoi fare. Qua invece non c'è nulla, semplicemente devo prendere atto. E quindi questo è semplicemente 7A, no? Caso raro, no? Il fatto in cui un mockup rappresenti un solo passo del caso d'uso, perché di solito c'è sempre questo scambio di informazioni. E poi c'era ancora il, tanto per completezza, l'1A, che è molto facile. Al posto di 1.2 diciamo semplicemente qua sotto errore, non ci sono fatture caricate da firmare e poi non scrivo invio, non ci sono fatture caricate da firmare. Quindi di nuovo mesh, chiudi. E questo è il caso 1A. Quindi, ricapitolando, caso d'uso firma delle fatture. Punto 1, il sistema mostra l'elenco delle fatture. Se non ce ne sono, eccezione 1A, il sistema mostra che non ci sono fatture da firmare. Se invece siamo nel caso normale, il sistema mostra, punto 1, il sistema mostra l'elenco, punto 2, l'utente seleziona una delle voci. Passiamo qui, punto 3, il sistema mostra il link per scaricare, punto 4, l'utente scarica cliccando su questo bottone.
prima o poi dopo l'utente, il sistema predispone il form per ricaricare il file e l'utente lo carica. E siamo al punto 5, no, al punto 6, perdono. 5 il sistema predispone il form e 6 l'utente lo carica. Se va tutto bene, punto 7, il sistema conferma. L'utente eventualmente, 8A, decide di passare al caso d'uso di invio subito. Se invece, a seguito dell'azione di caricamento, il sistema si accorge che la fattura non è corretta, mi manderà un messaggio di errore e mi darà solo la possibilità di riprovare tornando qui, al punto 3, no? Il caso d'uso diceva che torna al punto 3, in cui mi fa riscaricare nuovamente il file per riprovare a firmarlo. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 5 mockup. Molto semplice. Ok? Allora, l'ultimo punto che proviamo a sviluppare per questo esercizio è ovviamente quello dei KPI, per cui io avevo predisposto già un file vuoto che comprende i vari campi che dobbiamo riempire nella definizione dei KPI. Allora, andiamo a riprendere in mano il processo, perché gli indicatori sono definiti sempre a livello di processo, quindi dobbiamo avere la vista sul processo nel suo insieme, non sulle singole fasi, e vediamo chi sono i principali stakeholder. I principali stakeholder di questo processo sono il fornitore e l'ufficio della pubblica amministrazione. Quindi nel definire i KPI dobbiamo preventivamente sapere, cioè nel senso che qualcuno lo dice, oppure dichiarare, nel caso in cui lo scegliamo noi, qual è lo stakeholder a cui facciamo riferimento. Nel caso del tema di esame, normalmente lo stakeholder o ce n'è uno solo se non lo dichiariamo. Però possiamo immaginare di costruire dei casi d'uso in cui lo stakeholder sia il fornitore e altri in cui lo stakeholder sia l'ufficio della PA. Proviamo solo a scopo esercizio a immaginarceli, così vediamo le possibili differenze dei punti di vista. Allora, proviamo a metterci quindi prima parte, no? Dal punto di vista del fornitore. E come recitano solitamente le domande d'esame, è identificare i tre KPI, tre indicatori, più significativi dal punto di vista del fornitore per questo processo. Allora, se vogliamo ci possiamo aiutare, adesso non so se ce l'ho salvata qua. Qui. No, la tassonomia. Qua. Eccolo qua. Quindi dal punto di vista del fornitore possiamo aiutarci con questo diagramma, che ci serve semplicemente per, così, a modo di uccello, darci delle idee e non dimenticare le differenze, no? Il fornitore
può essere interessato, quali sono quelli che gli interessano di più, elementi di efficienza, elementi di qualità, elementi di servizio. Quindi l'efficienza in generale è l'uso delle risorse, la qualità in generale è il risultato che ottengo, il servizio in generale è la relazione che c'è tra l'input e l'output, no? Cosa entra nel processo e cosa esce dal processo. Allora, se il fornitore è uno che emette fatture, a lui interesserà che la fattura A venga pagata giusta in fretta. No? Io quindi credo che i due, poi sul terzo possiamo ragionare, ma i due KPI principali siano un KPI di servizio che dice che la fattura perfect orders deve essere pagata correttamente, così com'era. Se ti ho mandato una fattura tu me la paghi giusta, non la paghi sbagliata, sul conto corrente sbagliato, eccetera. E il tempo di risposta che in qualche modo corrisponde con la differenza di temporale tra l'ingresso, cioè l'invio della fattura, e la chiusura del processo, cioè la generazione dell'output, che è il pagamento della fattura stessa. In questo processo l'input sono fatture inviate e l'output sono le fatture pagate. Quindi io vedrei personalmente, però ciascuno ha il suo giudizio diverso, noi non, chiaramente in sede d'esame non è che possiamo dire che questa è più giusta di quell'altra. Andremo più che altro a sindacare sul fatto che quell'indicatore sia stato, sia significativo per quello stakeholder e sia descritto in modo corretto. Il terzo KPI che descriverei, se fossi il fornitore, è quanto è complicato usare il sistema. Cioè, rispetto a io le fatture le facevo già fino a ieri le stampavo su carta e te le mandavo via lettera o via fax, se ero proprio pignolo via raccomandato, ma le fatture non richiede se me la devi raccomandare. Adesso cosa devo fare? Ho bisogno di 6 informatici che mi gestiscono la cosa, le sbaglio 2 volte su 3 perché è troppo complicato, ci metto un'ora perché non mi ricordo mai ogni volta come si fa a fare la firma digitale, e allora a quel punto andrei anche sulla produttività, cioè quanto tempo ci perdo per una fattura, quante risorse devo spendere, cioè quante persone / quanto tempo devo spendere per ogni fattura che emetto. Quindi ragionando sul processo a me vengono queste tre grosse aree, no? Ne abbiamo parlato così a parole, in modo descrittivo. Allora, a parole, in modo descrittivo, tanto per capire di che cosa stiamo parlando, capire quali sono gli interessi dell'utente, beh, questo ragionamento lo condensiamo nella colonna che si chiama descrizione/scopo. Cioè, perché questo è un indicatore importante? Che cos'è che voglio conoscere se funziona bene a proposito del processo? Questa qui è la colonna descrizione/scopo, che a volte si confonde con metodo quando si fa l'esercizio, qua cerca di spiegarsi perché è importante questo aspetto per il processo, perché lo stakeholder deve preoccuparsene. Poi dopo c'è la parte tecnica che dice come si calcolano, vado a fare dei dettagli, ma questa è la sostanza. Questo che cosa serve? Serve a valutare che le fatture siano pagate correttamente, serve a valutare che le fatture siano pagate tempestivamente, serve a misurare il tempo, o diciamo più in generale, mi verrebbe da scrivere l'effort in inglese, in italiano come lo scrive? Lo sforzo non mi piace, come lo tradurreste l'effort? L'impegno? Come no? È una cosa magari complessa, ma la fai in fretta. L'impegno? Scrivo effort, scusatemi. Quando mi trovate una traduzione fatta meglio, me lo dite. Nel pagamento delle fatture.
nella, no, non pagamento, nell'emissione. Forse è brutto, dai. Sa di sforzo fisico. Queste sono il razionale, la motivazione. Li separo solo un attimo perché già non si legge molto. Allora, che le fatture siano pagate correttamente è un KPI, l'avevamo già accennato, di servizio Perfect Orders, che siano pagate tempestivamente, sempre un indicatore di servizio che fa parte del service time, e misura l'effort nell'emissione, è un indicatore di produttività, le risorse per unità, eh? Productivity resources. In questo caso lo sommano. Allora, l'intenzione, l'idea è che leggendo queste prime due colonne chiunque capisca di cosa stiamo parlando, capisca cosa vogliamo misurare. Poi prima di andare a fare le pulci sul metodo di calcolo, litighiamo con i nostri colleghi per decidere cosa misurare. Quali sono le più importanti? Io qua ne ho buttati tre, mi sembravano ragionevoli, ma magari quando dobbiamo far per davvero ci sono discussioni diverse. Questo lo facciamo semplicemente con queste informazioni. No, questi sono gli specifici di cosa vogliamo ottenere. Poi dopo c'è l'implementazione, ok, vediamo. Come sempre, lo ribadisco, nei KPI che misurano i processi non inseriamo mai degli indicatori generali. Nei tre KPI che ci interessano non c'è mai generale, generale magari dobbiamo aggiungere perché ci serve qualche riferimento, qualche calcolo, qualche valore che vada a misurare i volumi di ingresso, di uscita, eccetera. Allora lo aggiungiamo in una tabella, ma come accessorio, come valore sul quale basare il calcolo, non come risultato di interesse, no? Il motivo lo ricordiamo perché i KPI generali non sono determinabili dal processo stesso, arrivano dal contesto. Quante fatture devo emettere? E lo deciderà gli ordini che arrivano, le lavorazioni che faccio. Ma se io ho più o meno fatture, non è di sicuro un valore su cui posso agire o che posso determinare in nessun modo all'interno di questo processo qua, che è semplicemente quello di emissione della fattura stessa. Quindi quello che mi arriva in input, quello che esce in output è ciò che devo fare. Poi cerco di farlo bene, quindi vado sui perfect orders, eccetera. Gli elementi generali sono elementi che possono essere magari troppo alti o troppo bassi, ma di sicuro non ci posso fare nulla all'interno del mio processo, e quindi non è un indicatore relativo a questo processo, è un indicatore relativo a qualcos'altro. Ok, allora, partiamo dal primo, che ci siamo detti, valutare che le fatture siano pagate correttamente. Allora, già qui, forse ci manca qualche cosa. Cosa vuol dire la fattura pagata correttamente dal punto di vista del fornitore? Che il fornitore a un certo punto ha inviato una fattura e fa fede ciò che c'è scritto sulla fattura al momento dell'invio, non prima che magari la può modificare
perché ha fatto degli errori o era incompleta o altro. Fa fede ciò che c'è scritto al momento dell'invio e poi più tardi, dopo che il sistema, la pubblica amministrazione avrà fatto le verifiche, avrà pagato, eccetera, può scaricare i dati relativi alla fattura pagata. Allora, i dati della fattura inviata e i dati della fattura pagata devono coincidere. Deve aver impagato l'importo giusto con l'aliquota IVA giusta, sull'IBAN giusto, indicando la partita IVA giusta, eccetera, eccetera. Adesso noi nel nostro modello concettuale non abbiamo il dettaglio di quali sono i dati scaricati da qua. Ma non importa, non ci impedisce dal pensarli. Quindi immaginiamo che ci sia una fase legata a questo scaricamento dati in cui vanno a controllare, a confrontare questi dati con quelli sopra. E quindi posso dire se quella fattura è stata pagata correttamente o meno. Chi lo può fare? Qui dipende dal tipo di controlli che vogliamo fare. Alcuni controlli li potrete fare già in automatico sul sistema informativo. D'altronde il sistema informativo sa che fattura hai emesso, gli arriva delle informazioni sul pagamento, li può controllare. Oppure se pensiamo che ci serve un controllo più di merito, ci vuole un umano, un fornitore che vada a fare un controllo e dica, ma in ogni caso serve un'attività, un'azione in più che ci manca in questo processo per poter misurare questo. Per poter misurare se le fatture sono state pagate correttamente ho bisogno di un punto in cui qualcuno dice questa fattura è stata pagata correttamente e quest'altra no. Questo qualcuno può essere, nel caso di controlli automatizzabili, può essere il sistema informativo, nel caso di controlli non automatizzabili sarà il fornitore. Ma ci serve da qualche parte aggiungere un'azione, facciamo quelli facili, la metto in carico al sistema informativo, in cui verifico che il pagamento corrisponda alla fattura inviata. Verifica, non verifico io, ma verifica il sistema. Quindi dopo che il nostro fornitore ha scaricato i dati della fattura, la partita non è ancora finita perché il sistema informativo fa ancora questa verifica ulteriore. Se invece pensiamo che questa verifica richiede intervento umano, beh, anziché metterlo nella terza colonna lo metto nella prima. Allora, ho un punto in cui posso andare a intercettare, a determinare quali fatture sono pagate in modo anomalo e contarle. Se vuoi un indicatore, questo indicatore sarà basato sul fatto, come ce lo immaginiamo questo numero? Lo immaginiamo dicendo, nell'ultimo mese ci sono state 10 fatture errate. Oppure il 3% delle fatture aveva un errore, dei pagamenti era sbagliato rispetto alle fatture emesse. Poi volendo posso andare, dipende un po' da quanto è sofisticato, quanto si può rendere sofisticato questo controllo, a disaggregare alcuni perché sono state pagate al di là della data di scadenza, altre perché ho sbagliato l'importo, altre perché ho sbagliato l'IVA.
potrei anche andare a misurare di quanto c'è stato l'errore, anche se mi sembra poco interessante. Cioè, ti ho fatturato 1000 euro, me ne hai pagati 950, oppure me ne hai pagati 500. Che differenza mi fa? Nessuna, perché tanto comunque non va bene. Contabilmente non va bene. Quindi che l'errore sia minimo o sia grande, in ogni caso quella fattura, quel pagamento è da rifare, o da integrare o da correggere. Poi per carità, dal punto di vista della cassa, se non è già 950, sto un po' meglio che non 500, ma dal punto di vista della fattura è comunque un errore. Forse anche solo un centesimo, va corretto. Quindi non vedo poco, in questo caso, la necessità di basare l'indicatore sulla entità dell'errore, ma più sul fatto che l'errore ci sia oppure no. Allora, questa azione che abbiamo aggiunto nell'activity diagram mi porta subito a dire che la fonte da cui prendo queste informazioni è l'azione di, come l'ho chiamata? Verifica della correttezza del pagamento nell'activity diagram. È da lì che raccolgo i dati che mi servono per poter calcolare l'indicatore. E quali dati raccolgo? Beh, posso, come dicevamo, calcolare il numero di, contare il numero di fatture errate. Poi questo dato te lo posso dare come dato assoluto o come dato percentuale, fate voi. Numero di errori, numero di fatture errate, punto, oppure numero di fatture errate rispetto al numero di fatture totali, in bianco. Poco cambia. Io, visto che questo numero dovrebbe essere 0, preferisco contare il valore assoluto. Cioè, devono essere 0, non devono essere 0,3%. Però sono equivalenti, alla fine è lo stesso numero. Quindi il metodo di calcolo qual è? È contare il numero di fatture pagate in modo errato. Quindi il calcolo in questo caso è conta, diciamo un count, pagamenti errati. E come faccio a sapere quando sono i pagamenti errati? C'è scritto qua, me lo dice quel blocco là del activity diagram. L'interpretazione di quel valore è, deve essere il più piccolo possibile. L'obiettivo a cui devo tendere è uguale a 0. La scala è una scala assoluta. Se invece avessi fatto il rapporto del conto dei pagamenti errati, il conto delle fatture inviate, o dei pagamenti totali, allora sarebbe stata una scala di rapporti, non una scala assoluta. L'unità di misura nessuna, cioè sono le fatture. Ah, cosa è successo? Il simbolo potrebbero essere pagamenti errati.
che abbiamo dovuto aggiungere al processo, visto che ci interessava conoscere questo, abbiamo dovuto farci carico di fare dei lavori in più per raccogliere le informazioni che ci interessavano. In questo caso il lavoro in più abbiamo detto che lo fa il sistema informativo, cioè in realtà vuol dire il lavoro in più di implementazione del sistema informativo a cui dobbiamo aggiungere le funzioni. È abbastanza comune, qui siamo nei KPI di servizio, in questo caso io sto facendo un'attività ma che va a confrontare un dato che avevo all'inizio del processo con un dato che avevo alla fine del processo. Il servizio è proprio lì, cosa succede tra l'ingresso e l'uscita, confronto l'ingresso con l'uscita. La seconda valuta, al di là del fatto che l'importo eccetera sia corretto, il tempo di pagamento. Quindi in quanto tempo la pubblica amministrazione mi paga le fatture? Allora andiamo a vedere nel processo di cosa sto parlando. E sto parlando dell'intervallo di tempo che intercorre tra quando la fattura viene inviata oppure la pubblica amministrazione viene informata del fatto che c'è una nuova fattura, prima non potrebbe comunque pagarla, al momento in cui forse la pubblica amministrazione conferma di aver pagato. Da quel momento in avanti pagare. In realtà la pubblica amministrazione potrebbe essere pigra nel confermare ma veloce nel pagare. Cioè questa, ricordiamoci che il pagamento non avviene nel mio sistema informativo, viene a parte, viene sulla banca. Quindi io potrei magari ricevere una fattura oggi, domani la pago, poi vado in ferie e tra 10 giorni confermo che l'avevo pagata. Allora, i miei KPI era quanto in fretta mi arriva l'informazione di pagamento o quanto in fretta mi arriva il pagamento. Mi sembra che avessimo detto il pagamento. Le fatture sono pagate tempestivamente, poi magari me lo fanno sapere tardi perché sono maledetti. Ma i soldi arrivano prima. Allora non ha molto senso andare a intercettare l'istante in cui viene compiuta questa azione. Ma noi abbiamo un altro punto in cui abbiamo un'informazione più precisa ancora, che è qua. In qua abbiamo la data di invio della fattura e la data di pagamento della fattura. Ovviamente la data di pagamento è un campo che compare, che viene popolato solo quando l'impiegato della PA fa l'operazione di conferma. E se no il mio sistema informativo come fa a saperlo? Però magari tra 10 giorni, che non so, sarà il 24 gennaio, scriverà che è stata pagata il 14 gennaio. Allora, è un'informazione che non ho subito, perché ce l'avrò solo quando lui farà la conferma, ma nel momento in cui ho quell'informazione ho la conoscenza della data in cui il pagamento è stato effettuato, che è quella che mi serve. Quindi con un certo ritardo ho una informazione più precisa. Quindi in questo caso ciò che mi serve è fare la differenza tra data di invio e data di pagamento delle fatture di cui sono già a conoscenza del fatto che siano state pagate. Cioè, quelle che abbiano quei dati lì inseriti. Già inviati, già pagati. Quindi quello è un intervallo di tempo. La differenza tra due dati. Come la trasformiamo in un indicatore? Cioè che metodo di calcolo adottiamo? La differenza tra due dati è se io emetto 1000 fatture in un mese, avrò 1000 numeri diversi. La prima è stata pagata dopo 18 giorni, la seconda dopo 15, la terza dopo 47, eccetera.
cosa ne faccio di tutti quei giorni, di tutti quei numeri. Allora, innanzitutto sono numeri su una scala dei rapporti, perché sono la differenza tra due date, una singola data e un valore che su una scala di intervalli. Lo 0 nelle date arbitrarie, ma quando faccio le differenze l'arbitrarietà dello 0 scompare, infatti lo 0 come differenza di date vuol dire proprio che la parola, o il giorno stesso di un significato, lo 0 univoco. Quindi siamo sulla scala dei rapporti. Allora cominciamo a scrivere ciò che sappiamo, siamo sicuramente su una scala dei rapporti e come metodo vado a calcolare la differenza tra data di pagamento meno data di invio. Adesso però non ho finito, perché questo non è ancora l'indicatore, questo calcolo non... di questa differenza, scusate, devo metterlo nel calcolo, non nel metodo, di questa differenza che cosa me ne faccio? Io ho due possibilità. O dico mi calcolo la media di questa cosa e quindi ho un indicatore overall, no? È un modo che mi dà la vista insieme di qual è mediamente il ritardo del pagamento. Oppure posso definirmi una soglia, tipo che so, 60 giorni, e andare a contare, a valutare quante delle fatture hanno subito un ritardo maggiore di percentuale. Sono due indicatori diversi, che le fatture siano pagate tempestivamente, definisco io cosa vuol dire tempestivamente e vado a vedere se poi sono pagate in 3 giorni, in 4, in 5 non mi fa differenza. Giorni esatti cambia poco, l'importante è che siano poche quelle che sfuggono rispetto al servizio. Quindi a me piace di più questa seconda, che è una media che è sempre difficile da interpretare. Perché quando tu fai una media e hai due fatture che sono in ritardo di 3 anni, ti sballa completamente la media. Te la alza in modo, perché due fatture sono delle anomalie, magari sono andate anche in causa con questi tizi qua, sono falliti, la sapete. Però della media conta e la alzano di tanto e ogni mese che passa la alzano un pochino di più, perché il ritardo, questa differenza di tempo è sempre maggiore. Quindi io andrei a contare, diciamo, se questa differenza è maggiore di 60 giorni conto quante volte succede. Quindi il metodo di calcolo è valutare il numero di fatture il cui tempo di pagamento è superiore alla soglia accettabile. E poi chissà perché questo non è scritto diverso. Come dicevo, l'altro modo è quello di fare una media brutale, ma più o meno la media, secondo me. L'interpretazione, ovviamente, il numero di fatture, vabbè, questo lo posso fare anche in percentuale, naturalmente, diviso fatture pagate. Fatture pagate sono, perché sono le uniche su cui posso calcolare la data di pagamento, quelle sono inviate, non so quando verranno pagate in futuro. L'unità sono anche, sono percentuali in questo caso, percentuali di fatture se vogliamo essere precisi. La fonte in questo caso è il diagramma concettuale, quindi class diagram,
in particolare la classe fatture, fattura. Pagamenti in ritardo. Fatture pagate, l'ho scritto così, in realtà questo sarebbe un indicatore di output, no? Un volume di output, se volessi definirlo anche. Il terzo è più complicato, misurare l'effort nell'emissione delle fatture. Ah, dimmi, scusa. Avessi fatto il tempo medio di pagamento delle fatture, sarebbe stato scala. No, sarebbe stato un indicatore diverso che in qualche modo andava sempre a coprire questo. È un modo diverso di misurare. Il tempo medio è sempre errato. Tempo medio qua. Cioè, avresti fatto anziché count, avresti fatto la media, la somma di, anziché count, somma anziché count, quindi somma delle differenze di tempo diviso il numero di fatture pagate, veniva fuori la media. Vabbè. Allora, sull'emissione, quanto è complicato, quanto tempo perso nell'emissione delle fatture? Allora, questo lo potrei forse, andiamo a vedere di nuovo il processo, ci stiamo chiedendo da qui a qui, cioè da quando dico ok, devo emettere una fattura, a quando finalmente sono riuscito ad inviarla, quanti improperi devo lanciare, quanto tempo ci perdo. Allora, una cosa che qui dipende un po' anche dal contesto. Dicevamo la piccola realtà o la grande realtà. La grande realtà in cui ci sia magari una persona dedicata a fare questo lavoro, allora potrei andare effettivamente a calcolare, a vedere la differenza di tempo tra questo istante e questo istante. Se suppongo che questa persona stia facendo quello, è solo quello, allora la differenza di tempo, tempo di orologio, mi dà il tempo speso a fare quell'attività. E se suppongo quella persona non faccia altre attività, questo è il tempo, il 100% del suo tempo è dedicato a fare questo. Quindi in qualche modo vado a valutare, lo posso valutare in modi diversi, alla fine arrivo sempre allo stesso numero, posso dire quanti minuti ci metti per ogni fattura, che ne so, in media, oppure su una giornata di 8 ore quante fatture riesci a inviare. Oppure per inviare 1000 fatture quante persone ci hanno lavorato e in quante giornate. Sono tutti modi diversi di porre. Però proviamo a pensare ai primi due. Io vi do due metodi di calcolo, mi dite quelli che preferite. Metodo di calcolo 1. Scatto il cronometro qui, scatto il cronometro qui, faccio la differenza. Fattura 1. 3 minuti e 27 secondi e 2 centesimi. Fattura 2, stessa cosa, fattura 3, fattura 4, fattura 5, ho tutti questi numeri e poi li metto insieme facendo la media. Metodo 1. Metodo 2, in entrambi i metodi supponiamo che ci sia una persona dedicata a far quello, ok?
quindi a risorse costanti. Metodo 2, lunedì quanto è fatturato o io inviato, martedì quanto è fatturato inviato, mercoledì quanto è fatturato inviato, giovedì quanto è fatturato inviato. Se una persona è dedicata a far quello, se ho inviato 5 fatture e lui ha lavorato 8 ore, il numero di tempo che ci mette è 8 diviso 5. Quale delle due è la misura più accurata? Meno affetta da errore? Allora, in entrambi i casi possono essere delle fonti di errore. Nel secondo caso, la fonte di errore principale è valutare se esiste del tempo in cui quella persona non sta facendo quell'attività. Cioè, se noi sappiamo che è dedicata al 100% a fare quell'attività e lo sta facendo e salta tutto il suo tempo, allora siamo a posto. Se no, può essere che quel giorno non ci siano fatture, e quindi il fatto di avere messo meno fatture mi fa confondere il fatto che non ce n'erano col fatto che ci vuole tanto tempo per metterne una. Allora potrei andare magari a raffinare quella misura dicendo, beh, ok, non le ore lavorate, ma le ore in cui lui era collegato al sistema, magari in quell'area del sistema, no? In cui lui stava eseguendo questo processo qui. Devo andare a riuscire a eliminare, oppure è andato a farsi le spese, lasciando il sistema aperto, così contava. Quindi c'è quell'errore lì che in qualche modo va valutato, va scorporato quel tempo. Nell'altro caso, che sembrava molto più svizzero, no? Perché ci abbiamo messo i cronometri, il problema è la sequenzialità del processo. Cosa succede se lui per comodità sua prima le carica tutte, poi le firma tutte e poi le invia tutte? E che questi tempi si sovrappongono. Le carico alle 9, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05. Le firmo alle 10, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. Le invio alle 11, 11.01, 11.02, 11.03. Se faccio la differenza di ciascuno mi dà 2 ore. Ma in realtà in 2 ore ne ho fatte 20. Solo che ne avevo in sospeso molte contemporaneamente. Allora andare a fare la differenza tra tempi va bene, ma devo fare attenzione che non ci siano in parallelo più attività di questo genere, perché altrimenti se sono in parallelo il tempo lo conto più volte. Quindi rischia questa di sbagliare molto di più, anche se sembra più precisa. Perché il processo lo permette. Il processo non ti dice che nel momento in cui l'hai caricata la devi inviare entro 10 minuti. Tu anche la sarà caricata fino a domani. A te quello che interessa è il tempo netto, in certo senso, di lavoro che ci dedichi. Quindi in qualche modo forse ci arriviamo velocemente dalla seconda strada. Cerco di misurare il tempo per cui l'addetto sta utilizzando quella funzione del sistema informativo e non altre, quindi in qualche modo erogato su quella pagina. Quindi cerco di scorporare il tempo in cui lui fa altre cose, o perché ha anche altre cose da fare, o perché non ha voglia di lavorare, o perché non ha lavoro da fare in questo settore, e lo divido rispetto al numero di fatture emesse. Ho una misura che numericamente forse è meno precisa, perché se lui è loggato sul sistema ma nel frattempo risponde al telefono, non faccio caso. Ma forse è meno affetta da un errore sistematico.
più. Tanto a me non interessa tanto il numero, mi interessa poi sempre la tendenza. So che più o meno ci vuole 20 minuti, facendo la tara al fatto che quei 20 minuti magari non sono sempre pieni. Ma se poi da 20 diventano 25, c'è qualcosa che non va. Se da 20 diventano 15, vuol dire che comunque il processo sta entrando, le persone riescono a snellirlo. Indicatori servono sempre per monitorare l'evoluzione di un processo, non tanto per dare la misura esatta. Tanto per tranquillizzarci tutti, non è detto che all'esame uno abbia il tempo di fare tutti questi ragionamenti, ok? Quindi è anche accettabile l'altra soluzione. Però in questo caso direi che due approcci molto diversi, no? Somma di tempi parziali oppure tempo complessivo rispetto, prenderei il secondo, quindi valutare il numero di fatture o calcolare o rapportare il numero di fatture inviate rispetto al tempo speso in quella parte del sistema informativo. Anche qua in qualche modo dovrò andare a prendere il sistema informativo e dire guarda che questi 7 casi d'uso, questi 3-4 casi d'uso, che sono il caricamento fattura, la firma, eccetera, segnagli un asterisco vicino, perché alla fine voglio sapere quanto tempo c'è da speso l'utente. Quindi chiedo al sistema informativo che tenga traccia del tempo speso nei suoi vari casi d'uso. Perché poi questo diventa la mia fonte da cui calcolo questo indicatore. Quindi la fonte innanzitutto è il sistema informativo che mi deve dare il tempo speso nei diversi casi d'uso. E poi l'altra fonte di informazione ovviamente è il modello concettuale che mi dice quante fatture sono state emesse in un determinato intervallo di tempo. Inviate, non emesse. Il calcolo, beh, a questo punto come lo possiamo esprimere? Possiamo fare il rapporto tra fattura e tempo, tra tempo e fattura. Io farei tempo di fattura, così ho un'unità di misura che è un tempo. Tempo speso per ogni fattura. Allora, questo faccio la somma del tempo totale speso da tutti gli operatori in questa funzionalità diviso il numero totale di fatture. Quindi somma tempo totale speso da tutti gli operatori nelle funzioni di caricamento, firma, invio, fratto il conteggio delle fatture inviate. Facendo questa somma del tempo di tutti gli operatori mi sono anche tolto dai piedi l'informazione su quante risorse ho dedicate. Posso avere tre persone che lo fanno una percentuale piccola al giorno e il tempo con una persona dedicata, non importa. Se sono da solo sarà la somma del mio tempo, se siamo in tre sarà la somma di pezzettini di tempo che ci sono di noi.
questa è una scala dei rapporti e l'unità di misura sono secondi a fattura o minuta, insomma. L'interpretazione di quel numero è ovviamente piccolo e meglio entro un tempo ragionevole. Io metterei piccolo e meglio inferiore al tempo che ci mettevo a mano. La mia soglia qual è? Ho un sistema nuovo, questo sistema mi fa andare meglio o peggio? Prima di tutto cerco di non andare peggio di prima. Prima so quanto ci mettevo per inviare la fattura a mano, adesso ci metto di più o di meno. Se di meno, tranquillo, tutto sommato. Sì, poi posso sempre fare più veloce, ma in ogni caso il mio processo sta migliorando la situazione preesistente. Se invece è maggiore, c'è da preoccuparsi. Sì, potrò avere forse altri benefici da altre parti, ma da quel punto di vista lì ho diminuito la produttività. Allora, i punti chiave, se posso riassumere questo processo sui KPI, secondo me sono tre. Uno, avere chiaro che cosa voglio vedere. Queste prime due colonne. A cosa mi serve? Cos'è che mi preme di questo processo? Due, avere chiaro se ho i dati che mi servono per poterlo fare e da dove li prendo, perché se no sto parlando di fuffa. E poi tre, vabbè, non far cavolate nelle definizioni, nelle formule, però la parte più implementativa, che se le altre due cose sono chiare diventa anche facile poi descrivere bene i vari passaggi. Allora, come al solito adesso vi impacchetto questi vari file su cui abbiamo lavorato oggi in uno zip, così ve li metto sul portale e sul sito, ve li potete guardare anche con più calma. Noi ci si rivede in aula per l'esame il 3 febbraio. Se avete bisogno, mandate una mail e io riesco a darvi qualche appuntamento di consulenza. Buona serata.